Ci racconta come si è arrivati a questo premio di oggi, questa onorificenza? Allora, questa onorificenza nasce il 18 febbraio dell'anno corrente, quindi il 2022, dove ci siamo trovati coinvolti in un'attività di salvataggio del traghetto Orro Ferri Olimpia nelle acque non troppo distanti dall'isola di Corfù, erano acque territoriali greche. E da lì c'è stato un excursus, un evolversi di eventi che ci hanno portato innanzitutto nella prima fase di quella giornata nel fare quello che è il nostro mestiere di tutti i giorni, ovvero quello di cercare di salvare vite e di condurre nella maniera migliore il nostro operato. E terminato quello, che siamo riusciti a fare fortunatamente portando in salvo 278 persone, 243 delle quali l'abbiamo presa a bordo della nostra unità navale, abbiamo proseguito cercando di dare ausilio anche all'autorità marittima greca, con la quale abbiamo cooperato per cercare di svolgere nella massima sicurezza tutte queste operazioni. Siamo stati coordinatori sul posto come unità navale maggiore lì presente in acque greche e per questo motivo io sono stato nominato coordinatore sul posto come comandante del pattugliatore. Terminata quell'attività siamo giunti in porto a Corfù, dopo due operazioni di sbarco abbiamo iniziato anche noi a metabolizzare quello che avevamo fatto e a renderci conto dell'importanza del nostro lavoro e della rilevanza che ha avuto. Tutto è partito anche con i complimenti espressi da parte del Presidente Mattarella al nostro Comandante Generale, che ci hanno subito raggiunto con una telefonata da parte del Generale Corpo d'Armata Zafarana, che ci hanno resi enormemente orgogliosi del nostro lavoro e tutt'oggi ci danno la forza per continuare a fare quello con la stessa dedizione.